Una simpatica vecchina che in una notte porta dolci e doni a tutti i bambini. Deve avere per forza un trucco. Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Nicola e siamo qua per un nuovo appuntamento con la curiosità, con la scienza e non solo. Stavamo parlando proprio di lei, la Befana. Passato qualche giorno e siamo qui ancora a sgranocchiare tutte le cornie che ci ha portato. Come fa? Deve avere un segreto. Il segreto, secondo me, è proprio il fatto che ha una scopa volante. Il volo, che cosa magica, che cosa strana, che cosa stupenda. Il desiderio di volare come gli uccelli ha attraversato da sempre i sogni dell'uomo. E oggi scopriremo come inventori e invenzioni ci hanno portato fino a qui, fino a far volare grandissimi oggetti oltre la nostra terra, fino al cielo, fino allo spazio. Il primo che ha provato a tramutare in realtà questa fantasia è stato il buon Leonardo da Vinci, che studiando proprio gli uccelli e ispirandosi al battito delle loro ali, ha provato a costruire le prime macchine volanti, con non ottimi risultati, ma diciamo che i suoi progetti hanno ispirato ancora di più le future generazioni di inventori e scienziati. Ma i primi a volare a bordo di un aereo fatto di legno e tela furono i famosi fratelli Wright, due aggiustabiciclette statunitensi che il 17 dicembre del 1903 fecero il primo volo appunto a bordo di questo strano mezzo fatto semplicemente di legno e tela per renderlo il più leggero possibile. Sono passati poco più di 100 anni. Il loro volo durò pochi secondi, ma sufficienti per entrare nella storia. Da quel momento a oggi il cielo si è riempito di macchine volanti, aerei, elicotteri, alianti di ogni tipo, droni addirittura e razzi fino a oltrepassare i confini dell'atmosfera. Il cielo è stato conquistato da queste macchine volanti che tuttora usiamo per effettuare tantissimi spostamenti all'interno del nostro globo terrestre. Il segreto del volo è stato sfruttare l'aria presente nella nostra atmosfera. Grazie alla sua spinta, grazie alla velocità, si crea appunto una forza dal basso verso l'alto, capace di contrastare la forza di gravità che altrimenti ci porterebbe a cadere. Infatti, la forza di gravità attira tutti gli oggetti verso il centro della Terra. Ora voglio riportarvi in un posto davvero speciale. Ci colleghiamo con il Children's Museum di Verona, dove Moana ci farà vedere una postazione, un exhibit interattivo proprio legato a questi meccanismi in cui l'aria spinge e fa volare diversi oggetti. Ciao Moana! Ciao Nicola, ciao mamme, ciao papà, ciao bambini, bentornati al Children's Museum di Verona. Io mi chiamo Moana e oggi insieme vedremo un nuovo exhibit, un exhibit un po' curioso. Beh, exhibit è un'esposizione interattiva dove voi potete, con cui potete giocare, sperimentare, curiosare e qui al museo ne abbiamo tanti e tutti diversi tra loro. Ma adesso vediamo insieme di che cosa si tratta. Eccolo qui il nostro exhibit di oggi. È una parete un po' strana, vedete? È fatta di grossi e lunghi tubi di metallo. Poi abbiamo degli altri tubi, dei tubi un po' più flessibili. Sono di plastica e sono intrecciati l'uno con l'altro. Questo exhibit ci permette di far muovere degli oggetti. E com'è possibile questa cosa? Beh, è possibile grazie al nostro soffiatore. Il soffiatore è uno strumento con cui riusciamo a far azionare una grossa quantità d'aria e l'aria in questo modo, con la sua forza, spinge degli oggetti all'interno del nostro tubo e li fa muovere. Ma mica riusciamo qui ad usare degli oggetti qualsiasi. Noi qui al museo abbiamo un oggetto specialissimo. Eccolo qui, ve lo mostro. Ecco il nostro oggetto speciale. Sono delle palline arancioni. E adesso insieme proviamo a far muovere le nostre palline all'interno dei tubi. Premiamo il nostro pulsante, in questo modo si aziona l'aria e riusciamo a spingere le nostre palline all'interno dei tubi.
possiamo fare anche un'altra cosa molto divertente con il nostro Exhibit, ed è quella di direzionare il flusso dell'aria. In questo modo. In questo modo io riesco a direzionare il flusso dell'aria e quindi a far cambiare, a far spostare la pallina e direzionarla verso un altro tubo. Guardate, Ma questo non è l'unico soffiatore che è presente all'interno del nostro museo. Ne abbiamo tanti e soprattutto abbiamo il nostro grandissimo albero, la nostra sfera arancione. Da questa sfera, dovete sapere bambini, partono tantissimi binari che passano in tutte le aree del nostro museo e in questo modo riusciamo a lanciare, a far muovere tantissime palline all'interno del nostro museo e in tutte le aree dove voi potete giocare e sperimentare. Adesso bambini, voglio svelarvi un segreto. Questa pallina qui, la pallina arancione, ha per noi un significato molto importante, perché vedete, ha una sfera, la sfera ha una forma perfetta e fin dall'antichità la sfera simboleggiava la conoscenza. Quindi, facendo muovere le nostre palline all'interno del museo, grazie ai nostri binari e muovendosi nell'aria, noi riusciamo a diffondere la conoscenza all'interno del nostro museo. Ma a proposito di palline, ciao! Ne prendo subito una. Eccola qua, una bella pallina arancione. Voglio provare anch'io quello che abbiamo appena visto. E allora mi serve un bel flusso d'aria, bello potente. Un phon. Bene, accenderò il phon proprio come il soffiatore che abbiamo visto e vediamo se la nostra pallina riesce veramente a volare. Eccolo qua, sta volando. Lo spengo per farmi sentire meglio. Come avete visto, il flusso potente dell'aria è riuscito a far volare la pallina. Non di tanto, ma di una buona altezza. Ecco, un flusso potente avrebbe potuto spingere la pallina ancora più in alto. Il phon era già al massimo della sua potenza. Niente, ci dobbiamo fermare qua. Al massimo possiamo prendere una pallina più leggera. Ecco, togliamo questa e proviamo a prenderne una un po' più piccola. Una pallina arancione, come quella di prima, un po' più piccola. Magari riusciremo ad andare più in alto. Siamo più o meno sulla stessa altezza. Abbiamo raggiunto una quota simile alla precedente. Siamo già alla massima potenza, dobbiamo trovare un metodo migliore per volare ancora più in alto. In questo caso ci vengono in aiuto gli studi di un altro scienziato. Si chiama Giovanni Battista Venturi. Le sue teorie ci insegnano che se la sezione è più piccola, la velocità sarà più grande. E allora, per concentrare tutta la potenza dell'aria in uno spazio, in un'area più piccola, grande solo come la pallina, senza disperderla nel resto dello spazio, bene, utilizzeremo un tubo. Un tubo che ha appunto una sezione circolare, questo cerchio, e in questa sezione noi concentreremo proprio tutta la potenza del flusso d'aria che uscirà dal nostro phon. Andiamo a vedere come possiamo fare. Accendiamo il nostro phon. Mettiamo la pallina e adesso concentriamo tutto il flusso nel tubo. Spegniamo. Come avete visto, la velocità della pallina è aumentata talmente tanto, la pallina è schizzata verso l'alto, poi è riscesa, ovviamente quando ha finito la sua energia, ma siamo riusciti ad aumentare la sua altezza, farla volare ancora di più,
proprio grazie a quello che viene chiamato effetto Venturi. Grazie alle scoperte di questo scienziato italiano, moltissimi velivoli ora possono viaggiare sempre più in alto. Bene, ora passo la palla direttamente a Camilla nel nostro laboratorio, dove ci farà vedere una costruzione veramente particolare. Vai Camilla! Ciao Nicola, bentornati nel mio laboratorio. Oggi costruiremo insieme la Befana volante. Il materiale che ci serve è dello scotch, dei pennarelli colorati, un paio di forbici, delle cannucce larghe e delle cannucce strette. In più procuriamoci anche della colla. Se volete colorare la Befana che abbiamo preparato per voi, potete trovarla nel link in descrizione, nel quale troverete anche tutte le istruzioni per riprodurla a casa, altrimenti procuratevi un foglio di carta. Se volete farla da soli, ricordatevi di disegnare due Befane speculari una con l'altra, proprio come abbiamo fatto noi qua. Ora andremo a colorarle. La Befana è colorata, ora andremo a ritagliare la sagoma. Andiamo a piegare ora a metà la Befana in modo che siano speculari fra di loro. Prendiamo ora una cannuccia larga e andiamo a tappare un'estremità. In questo caso ci torna più comodo utilizzare dello scotch di carta. Ecco fatto. Ora andiamo a mettere la colla all'interno della sagoma della Befana. Andiamo a inserire ora la cannuccia con l'estremità tappata fra le due sagome e andiamo a chiuderle una sopra l'altra. Così. Schiacciamo bene e andiamo a rifilare la nostra cannuccia. Così. Prendiamo ora la cannuccia più stretta e pieghiamola come se dovessimo bere. Giriamola però di 180 gradi. Infiliamo quindi la Befana sull'estremità della cannuccia più piccola e soffiamo. Cosa è successo? La nostra Befana è riuscita a volare grazie alla forza dell'aria che si chiama spinta di propulsione. L'aria esce da una parte mentre la Befana vola dall'altra. Questo principio si chiama principio di azione e reazione, proprio quello che permette ai razzi di volare. Riproviamo. Vi ricordo che potete trovare le istruzioni per realizzare a casa la vostra Befana nel link che trovate qui sotto. Grazie a tutti! Grazie Camilla! Bene, bene, come avete visto di modi per volare ne esistono tanti, non solo scope volanti o aerei, ma anche ultimamente tanti droni che sfruttano la velocità di rotazione delle loro pale per spingersi in alto nell'aria, proprio come un elicottero. I primi elicotteri videro la luce all'inizio del XX secolo e usano proprio la rotazione della loro elica per sfruttare la spinta dal basso verso l'alto e salire in alto nel cielo. Un elicottero è fatto più o meno così, ha un'elica molto spesso fatta da tre piccole pale e poi un propulsore che spinge, un motore che fa muovere appunto quest'elica. Bene, ve ne voglio costruire proprio uno qui. Prendiamo un palloncino, mettiamo dentro il palloncino un po' d'aria che sarà proprio colei che spingerà e farà girare velocemente la nostra elica.
Chiudiamo con le dita, pinziamo per non far uscire l'aria troppo velocemente all'inizio, ma bloccarla e farla uscire solo quando abbiamo innestato anche la nostra elica. E allora 3, 2, 1, via che si vola. Ecco il nostro elicottero già atterrato. Come avete visto, aerei, elicotteri e tutti gli oggetti volanti sfruttano proprio l'aria che ci circonda. Infatti è proprio la resistenza dell'aria che dà la possibilità agli oggetti di trovare la spinta per non cadere a terra. Ecco, non dipende da quanto un oggetto è pesante o leggero. Molto spesso dipende dalla geometria, da come è costruito questo oggetto. Ve lo voglio far vedere proprio con due fogli bianchi. Sono esattamente identici, hanno la stessa massa, pesano uguali attratti dalla forza di gravità, ma io voglio farvi vedere che, semplicemente cambiando la loro geometria, l'interazione che avranno con la resistenza dell'aria farà sì che il loro modo di cadere sarà differente. Infatti guardate, uno dei due fogli verrà cartucciato, quindi non avrà più la forma di un rettangolo, ma avrà una resistenza molto minore nei confronti dell'aria che sta sotto di lui. E quindi, se io vorrò provare a farli cadere insieme, in realtà, seppur della stessa massa, non raggiungeranno insieme il terreno e voi non vedrete caderli alla stessa velocità. 3, 2, 1, via. Eccoli qua. Il foglio più grande ha subito di più la resistenza dell'aria sottostante ed è sceso in maniera più leggera. Il foglio accartocciato invece si è infilato grazie a quella che viene chiamata la sua aerodinamica proprio in mezzo alle particelle d'aria, passando con una velocità molto superiore. Ora passo la palla a Mattia. Mattia è stato per noi in un posto speciale alla ricerca di un animale particolare capace addirittura di volare. Vai Mattia! Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Quanto è pericoloso. Come sempre mi presento, sono Cruz e oggi sono sul Monte Baldo, finalmente non da solo. Con me avrò Angela. Angela! Ciao ragazzi! Ciao Angela! E stiamo aspettando un ospite d'onore. Vediamo se arriva. Eccolo là! Ciao Cruz! Ragazzi, questo è il mio amico Fede Vero Explorer. Fede, racconta. Ti ho portato in un forte della Grande Guerra, abbandonato. Durante le mie esplorazioni all'interno di questo forte ho scoperto una colonia di pipistrelli. Ragazzi, l'avete sentito? Sapete cosa dobbiamo fare? Iniziare questa nuova avventura. Non ti fa niente, non ti fa niente. Bellissimi dentro, Non è un'uscita, è un altro nascondiglio. Non so.
Oh, mi vengono vicino, mi ha sfiorato il cappello. Guarda qua. Porco. Ah. Beh, è vero, ma che posticino bello mi hai fatto vedere. Sì, sì, gran bello sto posto. Quanti anni ha? 100 anni. 100 anni? 100 anni e più. È stato fatto nel 1914, hanno finito di costruirlo. Però mi hai portato per un motivo preciso. Beh, ovvio che oltre per l'avventura ti ho portato per i pipistrelli. Però li avevo già visti, ma che pipistrelli sono, perché sinceramente... non saprei identificarli. Allora, vero, i pipistrelli sono veramente difficili da identificare. Ti posso dire una cosa, che bisognerebbe misurare il trapo in questa parte dell'orecchio, eventualmente la lunghezza dell'avambraccio o del primo dito, ma la cosa migliore sarebbe in realtà ascoltare e registrare gli ultrasuoni che emettono, perché ogni specie ha un ultrasuono di una frequenza diversa. Io, per quello che ho visto in questo bellissimo posto, posso dirti che sono dei rinolfi. Capisco, capisco. Molto interessante, ma dicevi che bisogna misurare la lunghezza del dito. Sì, sì, praticamente devi sapere che i pipistrelli sono gli unici mammiferi volanti che esistono in natura. E come volano? Volano attraverso delle modificazioni della mano. Praticamente le loro falangi sono estremamente allungate, tra le falangi si è creata una membrana e questa membrana permette loro di spiccare il volo. Invece per quanto riguarda l'ecolocalizzazione, che è il sistema di cui ti ho parlato in precedenza, devi sapere che questi animaletti notturni, perché sono notturni e vanno a caccia di insetti durante la notte, hanno bisogno di un metodo preciso per orientarsi. Cosa fanno? Lanciano degli ultrasuoni che ritornano indietro, riescono ad elaborarli e riescono a capire se davanti a loro c'è un insetto, un muro, un cruce in the bush, hai capito? È per quello che non ci stava venendo addosso il pipistrello. Certo, un po' come succede nelle navi. Un po' come succede nei sommergibili, tipo nel sonar dei sommergibili, certo, no? Quelli dei film americani dove vediamo il puntino rosso enorme che oggetto in avvicinamento, oggetto in avvicinamento. Capisco. Ci sono evidentemente evoluti per la caccia notturna. Non tutti però i pipistrelli, devi sapere, sono predatori di insetti, ma alcuni, per esempio le specie tropicali che possiamo chiamare macro pipistrelli, in realtà sarebbe macro chirotteri, perché chirotteri è il nome, quello vero e proprio, di questi animali. Loro vanno a caccia di frutta, quindi in realtà sono molto più grandi, sono enormi, penso, tanto così, e vanno a caccia di frutta, quindi magari la utilizzano meno, ma la utilizzano in ogni caso per spostarsi. Capisco, ma... sfatiamo un attimo quello che è... Cosa vuoi sfatare? Dimmi. Questa... Cosa hai sentito dire? Diceria che si attaccano ai capelli, che sono... che succhiano il sangue dalle persone, insomma, sono pericolosi. Dracula, mi stai dicendo Dracula. Diciamo qual è la verità, insomma. Allora, ti posso raccontare la verità riguardo questi fantastici animali. Uno, Dracula non esiste, e i pipistrelli non succhiano il sangue. Attenzione però, almeno per quanto riguarda l'Italia. Devi sapere infatti che in Sud America, nelle regioni amazzoniche, esistono tre specie di pipistrelli che in realtà sono ematofaghe. Cosa vuol dire? Vuol dire che succhiano effettivamente il sangue, ma non all'uomo in realtà. Succhiano il sangue da altri vertebrati, da altri mammiferi, per esempio le pecore, quindi non noi. I capelli... Ti ho appena raccontato che con l'ecolocalizzazione evitano totalmente ogni ostacolo. Non si legheranno mai ai nostri capelli, non ce li
acciufferanno con le loro zampette. In ultima, mi piacerebbe raccontarti invece cosa è effettivamente vero riguardo i pipistrelli. Ovviamente, essendo animali selvatici, cosa può succedere? Possono trasmetterci la rabbia. Ma come possono trasmetterci i pipistrelli? Anche altri animali selvatici lo possono fare, i cani, anche i gatti. Quindi non è una malattia che hanno solo i pipistrelli e per la quale dobbiamo iniziare ad ammazzarli tutti quanti. Ma perché mi hai costretto a parlarne fuori e non quando eravamo dentro? Perché c'è il sole, perché c'è il sole. C'è il sole, è caldo. No, vero. Allora, ti devo dire una cosa. Durante questo periodo dell'anno, i pipistrelli, come tanti altri mammiferi, vanno in letargo, praticamente. Il clima non è ideale, non c'è il cibo che vanno a cercare solitamente, insetti e via dicendo. Loro si vanno a posizionare a testa in giù, tipo Dracula, per quello che è nato questo mito di questa brutta creatura della notte. Si vanno a posizionare a testa in giù all'interno di zone buie, anfratti, abitazioni forti come quelle dove siamo stati, e annullano completamente il loro metabolismo. Ho voluto uscire perché quasi tutti i pipistrelli che abbiamo trovato all'interno di questo fortino erano già nella loro fase di letargo. Non volevo disturbarli, anche per quello che ho cercato di tenere un po' il clima anche vocale molto basso. Molto basso, esattamente. Ma quindi allora, Fede, vediamo se è stato attento. Quanto è pericoloso un pipistrello? Per la prima volta in questo format risponderà qualcun altro. Beh, direi assolutamente zero. Non sono assolutamente pericolosi, anzi sono veramente bellissimi, affascinanti, interessanti, soprattutto da vedere nell'ambiente naturale come abbiamo fatto noi, insomma. Ok. Quale controllo? Poi là. Bene ragazzi, anche questo episodio è finito nel migliore dei modi. Ci siamo divertiti un sacco, abbiamo scoperto nuove cose interessanti riguardo questo simpatico animale. Qualora dovesse esservi piaciuto questo episodio, mettete il pulsantino del like, iscrivetevi alla pagina, iscrivetevi su Instagram, seguite il mio amico Fede Vero Explorer e come sempre continuate a supportarci. Ci vediamo alla prossima avventura. Eccomi tornato, abbiamo visto aerei, elicotteri, pipistrelli, addirittura una scopa volante. Ma la nostra curiosità vuole spingersi oltre, la curiosità non ha limiti. E dunque siamo pronti per l'ultimo oggetto volante, stiamo per lanciare oltre i confini dello spazio anche il nostro razzo. Dunque, piccolo conto alla rovescia. 3, 2, 1... E via che si vola! Ciao bambine, ciao bambini, ciao ragazze e ciao ragazzi, alla prossima!